È un progetto che da subito è partito dal coordinamento tra l'amministrazione di Cinisello Balsamo, che è il comune capofila, e quella di Nova Milanese, ma soprattutto il coordinamento tra il PLIS del Grugno Torto e il Parco Nord Milano. Per cui questo è il primo elemento importante. È un progetto che cerca, stando nel territorio, le collegamenti tra due aree ampie, il Parco Nord Milano, che è un parco di cintura metropolitana, e il parco del PLIS del Grugno Torto, che è un parco che configurerà in futuro, come dire, un'aspettativa importante nella riorganizzazione. Il progetto AgriConnessi è finalizzato a collegare i due parchi, ma nella realtà raccoglie un sacco di complessità per il nostro territorio. In modo particolare è stato utile a supportare la progettazione di questo ambito in cui ci troviamo adesso, anche dal punto di vista agricolo. Il Parco del Grugno Torto a Cinisello è un tema antico, è un tema caro ai nostri cittadini. Noi possiamo ad oggi contare sul Parco Nord, che è stata una grande realtà, ma ci piacerebbe pensare che i nostri cittadini possano anche contare sul Parco del Grugno Torto. Fare politiche ambientali a Cinisello è comunque complesso, ma pensare che il Parco del Grugno Torto possa essere definitivamente annoverato come uno dei beni comuni importanti, come un dono per la nostra città, e possa essere considerato dai nostri cittadini un patrimonio di loro appartenenza che porti un valore aggiunto alla qualità della loro vita, davvero sarebbe un sogno grande. Soprattutto negli ultimi anni è andato avanti il concetto di, soprattutto nelle parti periurbane come da noi, di un'agricoltura che diversifica un po' la sua produzione. Allora, si potrebbe passare dall'agricoltura tradizionale che stiamo facendo attualmente, rivolgerci più verso un'agricoltura biologica con un minore impatto ambientale e con una produzione di cibi più salubri per la comunità. Filosofia di Slow Food, che parla di un cibo buono, pulito e giusto, quindi deve essere sostenibile. Questo cosa vuol dire? Che il cibo deve essere ecologicamente compatibile, socialmente equo e culturalmente accettabile ed economicamente efficiente. Si deve lavorare perché la filiera diventi sempre più corta, quindi la possibilità di mettere in contatto il consumatore con il produttore e con il trasformatore. Io punterei molto, per esempio, e quello su cui noi stiamo lavorando molto è la produzione di piccola scala, come la trasformazione artigianale. Questo che cosa fa? Permette al consumatore, entrando in contatto con il produttore, diventare un coproduttore, quindi di essere parte in causa di quello che è il proprio presente e quello che sarà il futuro. Ci troviamo in una zona che subisce nei suoi spazi vuoti moltissime pressioni dal punto di vista urbanistico, e quindi uno degli obiettivi che il Comune di Nova si è dato è quello di provare a trovare delle ragioni per cui tutto stia in piedi dal punto di vista agricolo, tutelando gli spazi vuoti, l'agricoltura e quindi di rimando la qualità della vita per i cittadini novesi. Le zone agricole ci permettono di vedere molto lontano, di apprezzare il sorvolo degli animali piuttosto che l'esistenza di qualche mini lepre o cose del genere. Quindi di per sé, comunque, se ci mettiamo nell'ottica che anche noi facciamo parte della biodiversità, possiamo vivere anche grazie al permanere dell'agricoltura e a queste zone più o meno rinaturalizzate, sulle quali magari si è anche cercato di ricreare un paesaggio diverso da quello completamente piatto. Credo si possa parlare di natura in un contesto anche molto urbanizzato come il Parco Nord Milano. Certo, una natura non selvaggia, non possiamo parlare di wilderness, però quando, e il Parco Nord ne è un esempio concreto, abbiamo innescato un processo di rinaturalizzazione delle aree, la natura si prende il suo spazio e può davvero ricolonizzare anche spazi urbani come quelli della città.
elemento imprescindibile per creare queste connessioni è la connessione stessa, cioè il fatto che ci sia il più possibile fisicamente il territorio collegato, e qui l'importanza anche di immaginare quando si fanno infrastrutture, strutture che sorpassano le infrastrutture tipo i codotti, come abbiamo fatto per la Romonza. Questo progetto è stato costruito sempre non solo tra le amministrazioni e gli enti parco, ma coinvolgendo una moltitudine di attori, sia locali che portatori di interesse, proprio per concentrarci sulla nuova cassetta degli attrezzi di cosa dobbiamo fare domani. Avere al tavolo del progetto rappresentanti delle diverse categorie è stato fondamentale, perché appunto portano punti di vista e tematiche tipiche del lavoro che svolgono, piuttosto dell'attività che svolgono quotidianamente. Può essere il caso dell'associazione ambientalista che porta il suo contributo in merito alla gestione di aree verdi estese come quella di progetto, piuttosto che quella invece degli agricoltori che portano il loro punto di vista rispetto alla gestione delle aree agricole. Il tema della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della natura in città è ancora, deve ancora crescere, anche se quando abbiamo sperimentato una maggiore conoscenza delle aree, degli elementi naturalistici che caratterizzano anche aree che sono apparentemente abbandonate, la risposta, il risultato è stato decisamente positivo. Credo che ci siano diversi gradi di sensibilità e di consapevolezza. La fascia d'età più avanzata si ricorda anche che cosa hanno fatto i cittadini del posto per conquistarsi uno spazio di costruzione del parco. Quindi nella memoria vive soprattutto questa esperienza di mobilitazione, di rivendicazione, di sostegno ai primi sforzi. Nei giovani si tratta di ricominciare a far vivere la consapevolezza. Penso che attualmente i cittadini non siano abbastanza informati sul modo di usufruire del parco. La loro idea è di uno spazio aperto dedicato a un'attività ludica, e invece attualmente, e penso anche in futuro, debbano tener conto che invece c'è un'attività economica svolta da noi agricoltori per la salvaguardia dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile. È auspicabile un miglioramento del rapporto tra cittadini e ambiente, tra cittadini e territorio. Non è facile, non è semplice nelle realtà come le nostre, dove c'è una forte antropizzazione, dove c'è una forte urbanizzazione, e quindi gli spazi per vivere meglio il territorio nei suoi spazi liberi, l'ambiente nei suoi spazi liberi, diventa più complesso, più difficile. Io credo che il mondo associazionistico, per i legami che ha con il territorio, con le varie anime dell'associazionismo stesso, sia un patrimonio che le stesse istituzioni devono utilizzare. Il volontariato è importante, è forte, molto forte, anche qui nel nostro territorio cinisellese, però certe situazioni vanno aiutate, vanno sostenute. Il progetto quindi offre degli strumenti utili a capire che cosa fare subito dopo il disegno che gli urbanisti, i paesaggisti fanno sulla carta in termini concreti dal punto di vista attuativo. Credo che in questi ultimi decenni, con la forte urbanizzazione del territorio, si sia sviluppata anche una forte sensibilità però sull'esigenza di preservare la parte di territorio che ancora non è stato urbanizzato.